elettronici, questa mania di sfogliare con cui facciamo tutti quanti adesso la tavoletta e così via. Confesso apertamente, sono stato quello che il giorno in cui hanno annunciato il Kindle Fire, io subito mi sono prenotato per comprarlo e mia moglie che è in sala mi ha giustamente redarguito. No, perché c'era contemporaneamente da pagare invece una concretissima tassa universitaria per nostra figlia. Bene, allora questa è la situazione. Siamo stati presi tutti quanti da questa vertigine, eh? Ci siamo come ubriacati, la vertigine dell'algoritmo abbiamo chiamata, con Giulio Blasi abbiamo fatto recentemente un convegno analogo a Lugano, in Svizzera. Gli svizzeri voi sapete che sono particolarmente, come dire, inquadrati e a loro abbiamo raccontato invece di questa specie di vertigine che si prova davanti appunto a questa situazione, per cui noi stessi vorremmo, Giulio, che ha creato un bellissimo sito, una piattaforma, scusate, che è quella di Mlol appunto, beh, lui, voglio dire, credo che provi una vera e propria invidia nei confronti dei padroni dei grandi algoritmi di Google o di Amazon, che sono in grado di individuare qualunque tipo di propensione del visitatore, per cui quando voi andate su quel sito vi saluta e vi dice: carissimo, ti segnalo questo libro che certamente è di tuo gradimento, e ci azzeccano sempre. Voglio dire, quindi noi siamo, come dire, presi in questa grande ubriacatura. In realtà, rispetto ai padroni veri degli algoritmi, sono un gruppetto di persone che io chiamo padroni, ma dovrei dire più correttamente imprenditori globali, quelli che si chiamano player. Player non corrisponde esattamente al senso perché è un gioco pericoloso, è quello che si sta giocando a livello internazionale, ma di questo riparliamo fra un minuto. Ecco, dico, rispetto appunto a questa situazione, noi oggi dobbiamo avere cosciente una cosa, secondo me, e soprattutto mi rivolgo ai miei amici qui attorno al tavolo, che noi siamo dei sottoproletari digitali. In questa situazione noi siamo dei veri sottoproletari digitali che non posseggono nulla, che non sono in grado di determinare nulla se non proporre alcune cose che dopo vediamo, che dovrebbero essere al centro, per esempio, di consessi di questo tipo. Se è vero che un'iniziativa di questa natura deve darsi degli obiettivi concreti, per esempio convincere i bibliotecari, che è stata la mission di Giulio negli ultimi 5 anni, che questo passo è da fare, comunque lo si voglia chiamare, rivoluzione, evoluzione o semplicemente legge della sopravvivenza darwiniana, ok? È chiaro come concetto, mi sembra, no? Bene, allora noi dobbiamo oggi capire da sottoproletari digitali qual è, come funziona l'uso della parola elettronica nuova, come cambia la vita questa parola elettronica a scuola, in biblioteca e in redazione. A scuola abbiamo Giuseppe che, voglio dire, rappresenta un editore fortemente impegnato in questa cosa. In editoria abbiamo la Quinta di Copertina, che è una delle case editrici che ha sperimentato per prima questo territorio assolutamente, come dire, inesplorato o pochissimo esplorato, e Giulio che sperimenta il mondo della biblioteca. Parola elettronica. Vuol dire, che cosa vuol dire una parola così liquida, pervasiva, adattabile alle vetrine terminali che sono le tavolette, no, del nostro consumismo tecnologico? Cos'è questa cosa? Cioè, credo che tutti voi percepiate la portata della mutazione epocale che c'è stata, una mutazione proprio biologica, effettivamente. In questo senso sì, si potrebbe parlare di una vera e propria rivoluzione, perché in 4 anni, da quando noi abbiamo fatto 4 anni fa a Rimini la prima nostra riunione di bootcamp, in questi 4 anni è successo davvero di tutto. Cioè c'è stata un ribaltamento radicale. Allora sembravano profezie o fantascienza. Oggi siamo tutti qui invece a testare e ad aspettare
l'impatto che avrà il Kindle Fire oggi, visto che viene recapitato oggi nelle case degli italiani, o che cosa succederà col Samsung 3, o che cosa succederà col Kobo, o cosa succederà quando la scuola finalmente adotterà regolarmente in tutte le proprie classi la lavagna elettronica. Bene, noi oggi abbiamo una situazione che potremmo definire, al di là di questa enorme mutazione, una normale, normalissima concorrenza dei neomercati globali del digitale che si gioca a tutti i livelli, hard e soft, va bene? Fra pochissimi player, fra pochissimi imprenditori internazionali. E questo mi sembra il punto debole, il punto critico, cioè di tutto il nostro ragionamento. Cioè ci sono alcuni imprenditori, pochissimi, che hanno giocato